Coach Ermito, il Brindisi Basket ha veramente messo, almeno per i primi quarti, allo stretto il CMO Basket. Quasi avete trovato il loro tallone di Achille, cioè giocare a ritmi lenti. Poi che cosa è successo? Poi la panchina e la qualità del gioco degli avversari ha fatto la differenza. Sicuramente Castellammare è una bella squadra, coperta in tutti i ruoli e coperta anche al di fuori dei primi cinque, e ovviamente quando si va avanti la qualità poi esce sempre fuori. Abbiamo visto un brutto intervento, c'è un brutto incidente, ci sono preoccupazioni? Sì, si è lussata alla spalla il play titolare, quando è caduto a terra è uscita un attimo fuori dalla posizione, quindi però è rientrata immediatamente. Se i legamenti terranno, speriamo sabato l'altro, perché per noi c'è uno scontro decisivo, quello con Empoli, per tentare di prendere due punti per raggiungere i play-out. Appunto, per raggiungere i play-out, tuttavia siete stata una squadra abbastanza ostica, perché anche sotto canestro non è che avete lasciato poi tanto agli avversari. No, il nostro problema annoso ormai sono le palle perse. La categoria ci ha dimostrato che senza dei playmaker di ruolo e senza dei trattatori di palla di buon livello non si può andare avanti, perché perdiamo una media di 30-32 palle a partita. Strutturalmente non andiamo sotto perché siamo abbastanza fisici, però quando poi la qualità del trattamento di palla viene meno, le altre squadre ci sovrastano con i possessi offensivi. Discreti anche i tiri da tre, però. Sì, stiamo avendo in Tolardo questa ragazzina, ragazzina 95, vabbè, per me sono sempre ragazzine, del 95, che però considerate che noi siamo quasi tutti giocatori, compreso me, alla prima esperienza in questa categoria, quindi trovare questi giocatori che provano e danno il massimo ed escono fuori realizzando anche da tre punti, ma realizzando l'ultima partita contro Ferrara ha realizzato 18 punti, è sempre una bella soddisfazione. Coach Belfiore, in questa settimana sono stati raggiunti alcuni obiettivi importantissimi, tuttavia abbiamo visto il Brindisi Basket che, suo malgrado, aveva quasi trovato il tallone d'Achille, quello di limitare il ritmo del gioco e quindi farvi perdere la concentrazione. Sì, diciamo che dopo le due partite di Civitanova e Viterbo, che oggettivamente erano due partite decisive per il nostro campionato, il rischio di questa partita era di avere un'adrenalina in calo, cosa che purtroppo nel primo quarto è successo. Abbiamo sbagliato, come dici tu, ad adeguarci noi al ritmo di Brindisi. Infatti, voglio dire, continuando a giocare su quel ritmo, Brindisi avrebbe giocato punto a punto tutta la partita. Il nostro piano partita era un altro. Fortunatamente dopo 10 minuti, e non era scontato che succedesse, le ragazze hanno immediatamente capito che bisognava accelerare un po' i ritmi in difesa e in attacco, e da lì poi abbiamo dilagato, quindi bravissime le ragazze a seguire il piano partita dal secondo quarto in poi. La panchina lunga tuttavia vi ha dato maggior respiro rispetto a Brindisi, che oltretutto aveva una influenzata e poi un'altra si è fatta male. Sì, in questo momento abbiamo bisogno di tutto, c'è bisogno di energie da spendere, la chiave è questa, chiaramente bisogna riuscire a mantenere un livello alto con tutti i quintetti con cui giochiamo, quindi non è facile quello che chiedo a chi si alza dalla panchina, ma tutte stanno contribuendo ed è un bellissimo aspetto poi che è stata una costante di questi tre anni, cioè cercare un'idea di gioco nella quale ognuno si senta coinvolto e dove la cosa più importante è cercare il tiro migliore al momento migliore e difendere tutti quanti insieme. Senza togliere nulla al CMO Stabia, abbiamo visto però che avete sofferto moltissimo i tagli del Brindisi e qualche tiro da tre di troppo. Sì, sì, c'è sempre da lavorare su questi aspetti, quello era uno delle loro capacità, però penso anche che Brindisi fa circa 56-57 punti di media, hanno fatti 35, quindi preferisco e mi fa piacere parlare di quello che non è andato bene dopo aver vinto una partita di 30 punti, quindi ci lavoreremo sicuramente in settimana, però almeno col sorriso sulle labbra di una partita vinta, e soprattutto a questo punto lo possiamo dire di un risultato che è quello del raggiungimento dei playoff, sul quale ora chiaramente non dobbiamo mollare per cercare di guadagnare una posizione in griglia più alta possibile, ma che a questo punto lo possiamo dire rimane, quindi faccio i miei complimenti alle ragazze, spero che il nostro pubblico sia contento del risultato ottenuto. Un pensiero per la 1?
No, non siamo noi quelli che dobbiamo salire in A1, di sicuro una squadra come noi, una volta raggiunto questo risultato, può concentrarsi sul cercare di fare il meglio possibile, e questo è assolutamente importante. L'ho detto alle ragazze già da questa settimana, con i risultati di ieri di fatto eravamo già qualificati per i playoff, ma nonostante questo quando hai fame di vittoria devi provare a vincere tutte le partite possibili, quindi a questo punto non ci poniamo limiti, ma di certo voglio dire non siamo noi la squadra che deve puntare alla 1. Penso che in questo momento Spezia e Ferrara siano un gradino al di sopra di tutti. Per quanto riguarda le altre invece, ci sarà da giocarsi i playoff un po' alla pari, perché l'abbiamo visto, è stato un po' tutto il leitmotiv del campionato. Ma ora pensiamo prima alle ultime due partite, cioè a fare una partita solida a Spezia e cercare di portare a casa anche la partita con Ancona. Quindi solo dopo queste due partite penseremo alla griglia, all'avversario playoff.